vi do la buonanotte. Grazie, ciao. Mille. Comunque, in conclusione, il vero killer è Dario Moccia quando ha scoperto che doveva donare 40.000 euro dal suo conto bancario. Bah, guarda, no, li scarico. Ciao, ragazzi, ciao a tutti. Dillo anche al tuo compare a muschio selvaggio. Va. Ciao. Dario, porca miseria. Niente, lascia stare. Ci stava troppo bene. Sì, hai fatto bene, tu sei libero, lo dici sempre, dai. Vabbè, dopo mi scuserò, dai, con Marra in privato. Ma no, grazie, ma non serve, la satira, il diritto alla libertà degli artisti, il concerto del primo maggio. Ma che cazzo stai a dire? Ma hai fatto di là, hai portato del materiale? No, materiale, ero grazie, a Francesco. Farmi i cazzi miei. Sul board, grazie Leo, bello, eri lì che ti segavi, no, sul, non lì, mi sul sono, letto. No, non sono a segarmi, non sono a Marco segarmi. Merrino dice, discordino, guarda Marco, arrivo subito, mi ringrazio gli abbonati e arrivo da te. E improvvisamente abbiamo risolto il momento Mario, Madonna, con un commento in chat, è incredibile, a volte le cose, addirittura sta chiamando lui. Ma tu non hai capito che ha soltanto voglia di questo, quando dice discordino, ecco. Aspetta Marco, non ti si vede, aspetta un attimo. Sì, eccoci qua. Dimmi Marcone, che succede qua? Darione, mi senti? Sì, dimmi tutto. Un attimo che sono in call, un attimo. Sì, hai chiesto discordino, allora! In call, poi. No, ho smesso. Ah, Mario! È qui ma con che me? Che cazzo dici, Marco, a Mario? Ci siamo sentiti oggi al telefono per la questione. Fermo col braccio! Non sapevi che stava andando da Dario. Mario, Marco, ma ti vedo indaffarato, che stai combinando lì dietro? Indaffarato, no, è lo sfondo di Discord gratuito. Sono allo stabilimento Vodafone. Che combini là? Praticamente sono andato per Mario. Infatti Mario eri proprio la persona che cercavo. Sono andato a fare una scazzottata con i tizi di Vodafone per la situazione casalinga. Non si risolve a prenderli a schiaffi comunque la cosa. No, scazzottata nel senso quella là con i pugni. Morale. Oh, sì. Non so se avete sentito. Bro, gente brutta, io ti consiglierei di cambiare linea. Ma che è successo? Praticamente mi hanno detto, allora, hanno fatto un giro di parole assurdo, ma in poche parole quello che mi hanno detto è stato: non la rimettiamo a una persona con quel colorito. In che senso, Marco, scusami? Ah, spiegamelo tu. No, l'hai detto te, spiegalo te. No, l'ha detto il tizio di Vodafone. Ok, sei va bene, però sei te che l'hai riportato. Il tizio e la tizia erano in due. Hanno detto che, cioè parlavano di te, perché io ho detto guarda noi, vedete che comunque è una situazione lavorativa, la linea sarebbe per lavorare, io ho fatto vedere la foto, hanno fatto io ho detto scusa, no, Marco ti prego, ma abbi una decenza anche, cioè vabbè sta... No, io? Sì, tu sei indignato, certo. Ti ringrazio per avermi difeso con Vodafone, Marco. No, io ho spaccato il culo a quei figli di puttana. Vabbè, ora questo Marco. Sì, quindi quella dietro alle tue spalle è una stazione operativa Vodafone. Sì. Sei a Vodafone in questo momento. Ho capito. Quindi loro ti stanno ricevendo nel loro ufficio alle 23:36. Sì, infatti ho messo anche la mia mascotte del canale nuova. Ah, è questa? Sì, che casualmente è la mascotte di Discord, ma questo... capito? No. Marco. Chi è? Ecco qua. Ciao. Ciao. Come stai? Ciao ragazzi, bene, ce la faccio a rispondere. Sei una grande te, eh? Ciao Eliseri, Marco, ciao, dove sei? Ciao Tonno. Sono qua, ti sto vedendo. Tonno, metti la cam. Indovina, Tonno, indovina, mannaia alla madonna, indovina. Devo mettere la cam? Sì, è importante per il format. Sì, non fare domande al... non fare domande, Mixed, rispondere per forza. Questa volta che è successo a Mario? Ah, vedo che ormai lo sappiamo tutti la pancia. Ciao, silenzio! Ciao! Ma chi è? Scusatemi, avevo appena smontato tutta la webcam. Ah, è la poetessa! Ah, ciao! Ciao! Benvenuta in Mixed! La ragazza che racconta le favole con i capelli blu! Sì, esatto! Adesso certo. Datemi un attimo. C'è anche Tonno, sì, Tonno! Spiega che cazzo sta succedendo! Benvenuto in Mixed, Tonno! Ragazzi, Dario ha chiamato tutti, preso dall'euforia del momento che Marco voleva fare una chiamata su Discord. Quindi adesso, un attimo che elabora quello che deve fare, che lo improvvisa, vi spara la puttanata e tutti gli diciamo sì la testa, va bene? No. Mixed non è un format, è semplicemente
un grande mescolone di eventi. Sono a casa, sono tornato a casa. Ah, ok, grazie Marco. E bentornato in Mixed. Quando vuoi. Allora, ti chiedo una cosa, silenzio. E perché, sì. Perché qua è molto... Ah, Marco è una persona molto anaffettiva. Mia madre mi picchiava da piccolo. Vabbè, vabbè, lo dice Marco, sempre basta, per giustificare. Se... Cioè. Qual è la fiaba che più si presta a Marcozzo per cercare di redimerlo un po', fargli capire con una favola con una morale che gli insegna che le persone sono in realtà buone e che bisogna... capire, insomma. Ma le favole in realtà dicono completamente il contrario. No, prima di dire la tua devi dire il motto del format. Let's mix it up. Esatto, vai. Bella merda, complimenti. Allora, io comunque consiglierei sempre le fiabe di Andersen per il bene nel mondo, perché è la persona che scriveva più in temi malinconici, ma fiduciosi nel prossimo, nella bontà del prossimo. Invece le altre fiabe, tipo Basile, Grimm, Perrault, parlano di morti ammazzati, gente cattiva, matrigne, orchi, mostri di vario genere, quindi... Per forza! Sono tutte a conferma della visione negativa del mondo. Andersen invece era un patatino tenerissimo. E quindi qual è secondo te? Che cazzo ridi te, Marco? Qual è la fiaba? Oh, che cazzo fai? Che cazzo fai? Ma oh, che cosa? Stai zitto, Tono, mi ha dato una botta sul naso. Ecco, vai. Una fiaba, il brutto anatroccolo. Perché fa schifo al cazzo, Marco? No. No, non mi sembra che faccia schifo. È solo perché è una fiaba che invita le persone a trovare il proprio posto nel mondo. Let's mix it up! Però avevi già presentato il format, adesso hai interrotto l'ospite. No, no, ha detto... No, è per quello, eh. No, no, sembra era un circolo... Era per sottolineare. No, cara silenzio, è un cazzo di asilo invece, è questa la verità. Potresti ripetere, per favore, quello che hai detto partendo dall'inizio, cercando di dare un attimo di rispetto all'ospite? Ma l'ha detto, no, non ho capito un cazzo, brutta la troccolo perché? E poi ha detto, let's mix it up. Posso capire? E quello si è messo a ridere. Posso dire l'interpretazione? Yeah! Posso darti la mia interpretazione e te mi dici se ho detto una cazzata o meno? Va bene. Perché Marco, dato che ti ha detto che veniva malmenato dalla madre, è stato un po' in un certo senso abbandonato come se fosse il brutto anatroccolo, perché non era un bellissimo cigno bianco e tutto il resto, ma grazie all'arte, grazie alla creatività, grazie ai suoi adorati video, è riuscito a fiorire e quindi a diventare un bellissimo cigno. Assolutamente sì, è certo che sì, ma grazie al cazzo mi verrebbe anche da dire, era proprio un assist, l'ex mixed up. Vuole entrare Poli? Va bene, subito. Ah, vuole entrare anche Poli. Come non è possibile, secondo me, questa cosa? No, guarda, finisce con Grembaud questa cosa. No, Gaggo, Gaggo. Chi cazzo è quello là oltre Poli? Ciao! Ciao. Se hai bisogno di mix. Ma c'è un gatto. Ma è Marco Merino 10 anni fa. Ma non penso proprio. Marco Merino 10 anni fa. Chi sei? Ma mi hai chiamato te. Io non so chi non ho fatto niente io. Benzeboss, no. Dario ha invitato alla chiamata tutti quelli che si è trovato davanti. Perché... Ma non è la prima volta in realtà. Ma chi sei? Sono un abbonato del... Ha un nome! No, devi presentarti! Boobs, si chiama, Victor! Non faccio assolutamente niente riguardante... No, niente, non vuoi... Come ti chiami? Sto impazzendo! Qual è il tuo nome? Francesco. Ah, ok. Che cosa fai nella vita? Nella ciao, Poli. Io sono chiamato Dario. Eh? Perché mi hai chiamato? Ma l'ha scritto in chat che volevi entrare. Non è vero, Dario, non te l'ha scritto nessuno. C'è stato un misunderstanding qua, Mattia. Per forza devi rimanere adesso. No, ti prego, Mattia. Allora, Eliseri. Dimmi, Dario. No, niente. Comunque... Ah, così, l'hai chiamata a caso. Quindi mixed up e non ho capito che cosa sarebbe. È un contenitore quindi. Di vari contenuti. No, Dario, il contenitore di contenuti, oltre che cacofonico, non vuol dire un cazzo. No, Marco, stiamo perdendo tempo. Stiamo perdendo tempo in compagnia. Benzeboss, qual è il tuo sogno? Così. Sì. Diventare un regista cinematografico. Ah! Per forza! Di quale genere di film, di movies? Diciamo che guardo per la maggior parte film d'autore, abbastanza particolari. Tipo Lars von Trier. Lars von Trier mi piace particolarmente, sì. Cosa stai macinando lì? Chi è? Sta facendo un drum. Non so, eh. Non credo. Stai fumando una sigaretta, giusto? Tonno più in basso la telecamera, se puoi. Sì, sì. Guarda, Tonno, inquadra il soffitto. Che è più piegata, anche se riesci. Bella obliqua. Ma sono le cicche quelle che ti friccicano in bocca. Bello. Ah, i frizzi pazzi! I frizzi pazzi!
Ha detto frizzi pazzi, credo. Ah, no, sono... sì. Elisa, eri te d'accordo che la marijuana è meglio fumarla dal culo? Fai effetti al culo? Hai provato? Elisa, ma vuoi venire al matrimonio di Poli? Non è invitata al matrimonio di Poli. Quindi era questa marijuana fumata dal culo oppure no? Niente, non riusciamo a fare un botta e risposta tutti quanti secondo lo stesso filo narrativo. Riusciamo... È un mix! Allora. Non fa bene. Comunque, Ton, mi si accende il torcione, va bene. Sì, ma è giusto, libertà, dove... mix. Sono intentato per dire a Mario la brutta notizia. Ok, Marco, ciao. Ciao, Marco. Ciao, Mario. Sì, vai a farti fottere. Io starei curiosa di sapere qual è il primo soggetto di cui vorrebbe essere il regista Belzebos. Vai, buttalo dentro. Belzebos, adesso mi dici che tipo di disagio ti ispira la faccia di tutti i presenti. Vabbè, allora. Vai. Ma mi sentite bene? Sì! Mario? Mario e Dario sono la faccia della stessa medaglia. Spiega un po' questa cosa. Praticamente Mario è costantemente una vittima. È l'oppresso, secondo me. E... Dai, oh! Ah, ok, no, te li stavi concentrando. Scusami. Mi stavo concentrando. Si opprimono a vicenda, praticamente. Perché dice? Ha sentito Sardegna? Poli invece che disagio ti ispira, Belzebos? Ma Poli mi sembra quello più equilibrato qua in mezzo, sinceramente. Non sono fan, però non lo conosco più che altro. No, perché non si fa la Matrix, la Pil 5, le attività straordinarie, i disegni, le lavorazioni, i moderatori. Ma ragazzi, non apriamo questo server, punto di domanda nelle storie. Sono cose strane. Sono grande comunque, posso dire, veramente. Ma lo apprezzo. Belze, invece secondo te Silenzio che tipo è, Poz? Chi è Silenzio? Io. Ragazzi, ignora Poz. Emana una certa positività. Vero? Sì. Proprio azzeccato. Oggi è il Blue Monday. Lo sapete che oggi è il Blue Monday? Che cos'è? Parlato. Wow, allora il mio... È la giornata più triste dell'anno. Me l'hanno spiegata oggi. E le persone sono depresse. Allora, Eliseri, dato che siamo in argomento, tonno, purtroppo ha difficoltà con le ragazze. Cioè, non si sa rapportare. Non riesce a trovare una ragazza. Si imbarazza a parlare con le donne. No, tonno. Tonno è questo ragazzo sotto con le orecchie giganti. Quello che sta per inglobare la webcam. Lascia un po' già. Anni Morandi, da giovane. È vero, infatti c'ha sempre la merda in bocca. Ascoltami, Eliseria. E poi, per favore, dare dei suggerimenti al nostro tonno. Nel saluto romano, no, per Eliseria. Scherzo. Si va a letto. No, tu ti sei rinchiuso completamente. Cioè, sei da rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Ascolta, Eliseria, potresti dire a te che sei una ragazza e che conosci ovviamente il mondo femminile e anche che cosa una donna vuole. Allora, cosa faresti per... Chi è? Luce Luna. Luce, come stai? Mamma. Cosa? Non hai detto... Ho detto luce. Ma perché ogni volta mi dovete mettere in queste situazioni qua? Oh, ma che cazzo vuoi, eh? Eccola. Dimmi. Là, è più forte la luce. Allora, ascoltami un po', a parte luce luna. Allora, se vuoi ho questa. Ah, il microfono fecale. Allora, ascoltami, stavamo parlando con Tone, questo ragazzo con i baffetti delle medie e l'orecchio gigante. Lo vedi? Là, è perfetto, l'hai riconosciuto. Quello di profilo? Sì, tra l'altro Luce Luna con questa telecamera sembra un personaggio di Wallace e Gromit. Vabbè, comunque ascoltami me adesso. Ascoltami me, andiamo. Ascoltami me adesso. Sì. Ascolta. Difficoltà con le ragazze, rapportarsi con le ragazze, che è un problema comune, diciamo, delle nuove generazioni, no? Certo. Quanti anni ha? 16. Non è vero. Qual è il punto? È che, dato che siete ragazze di generazioni diverse, credo, che Luce Luna ha 15 anni, invece Liseri 42. Ne ho 20. Oh, questo è 10. Ah, due volte. Due volte. Vabbè, o è 10 o è 20, ma 10 anni non ci piace. Vabbè, Liseri, andare per... Ah, no, io devo fare 30. Un attimo. Spingi 500, ci sta. Allora... Quanti anni c'hai, Eliseri? 32. Okay, quindi abbiamo 38, 32 e 15. Quindi possiamo dire tre generazioni. Ma 37, non aggiungiamo. 37, chiedo scusa. Ok, quindi che consigli... Voi, siete donne di diverse età, che consiglieresti... Che consiglio potresti... Dare. No, che consiglio dareste a tonno? Per cercare di... No?
eccetera, le solite cose. Tonno, in 5 parole puoi esprimere il tuo disagio così ti aiutano meglio. Che è sta roba, raga? Ma siete matti? No, no. Tonno! Ah no, Tonno è bloccato. Tonno è bloccato. L'avevo detto, 3 ragazze l'hanno... E se il pistone non le mette... Eccolo! Sei tornato, Tonno. Hai visto? Hai detto una cazzata come al solito. Tonno! Grazie Samuele, grazie Poli. Date un consiglio comunque al nostro Tonno. Lui è un po' un po' timido, un po' impacciato con le ragazze. Io la prima cosa che mi sento di dire non è un facere, ma un non facere. Vai! E il non facere che ti consiglio è l'approccio su Instagram. Ma di cosa stiamo parlando? La peggior cosa, il peggior consiglio di tutti i tempi. Non va l'approccio su Instagram, non va. Cioè, ci sono determinati tipi di approccio. Non c'ho problemi a approcciare. Io c'ho la tazza. Fai parlare. Muto. Che questo è un servizio, è una consulenza gratis che facciamo per te. Non c'è bisogno di urlare. Luce Luna per salire su un palco dive prende 3.000 euro, Tre cappozzi. No, non è vero questa cosa. Rispondi a questa cosa. Perché non è naturale che lo vedi, no? Va bene, in realtà sono d'accordo. Vuole con te. Intendere. No, beh, a parte che era chiarissimo il messaggio, ma poi sono d'accordissimo con te. Cioè, non ha senso perché sembra anche un po'. Viscido, no? Passando dai social. Ma scusa, però. No, non è questione di essere viscido oppure no. Ho una domanda da fare a Luce. Dimmi. Dai. Tu hai detto categoricamente che l'approccio su Instagram non va per lei. Non va per come sono gli standard. Cioè, di come le persone non sanno standard. Essere creative al giorno d'oggi. Ok. Non sono d'accordo neanch'io. Buttata al di fuori dell'astro puzzo qui. Porca puttana. Non è una questione di va o non va, è una questione che è talmente tanto soggettiva l'inizio, l'approccio. La pluralità, brava. Io non sono d'accordo con cosa ha detto la ragazza, perché cioè, secondo me l'approccio dipende dalla persona, cioè sulla soggettività. No, la soggettività, sì, perché per quanto la massa possa essere prevalentemente cringe, ma lo strumento è indifferente. La persona è importante, quindi che tu usi IRL e di avvicinare persone che tra l'altro sono anche Baza! È arrivato il master delle cose. Ciao Giorgio. Ragazzi, un'altra roba. No, allora voglio chiedere a voi, qual è il metodo, cioè cos'è che preferite? Cioè, cos'è che vi piace? Cos'è che vi colpisce? Però è una risposta soggettiva questa, non certo, è che certo, certo, cosa certo. Che piace alle donne. Arrabbiare con silenzio. No, una brava ragazza. Luce, tu hai detto. Ciao Jody. Ciao Jody, benvenuto a come cazzo si chiama sta Mixed. No? Mixed, non si chiamava così. Ti sei scordato il nome completo. No, Mixed Up era il motto. Mixed si chiama. Ah, si chiama Mixed. No, Mixed. Benvenuto a Mixed. Jody, tranquilla, è uguale a tutte le altre cose. Si chiama in maniera diversa. Luce, una domanda. Tu hai detto che l'approccio su Instagram non va. Giusto. Ancora. Perché per mi hai interrotto prima. Mi hanno interrotto di nuovo. Prova a fare il rosso in una sua tipica live. Mi è venuta voglia. Va bene. Allora, invece, qual è l'eccezione che fa questa regola? Qual è un approccio che invece ti colpirebbe proprio perché gli approcci non ti colpiscono? Cos'è il magic word di questa cosa? Aiuto! Aiuto! Dai, rispostami. A me. Rispostami. Madonna, ma cazzo parli, Mario? Ma Tonno che ti dice come cazzo parli è grossa, Ma Mario, licenza teatrale. È grossa, tu non sai fa no col culo. Allora, in realtà a me l'approccio sui social proprio non piace proprio di principio. Ho fatto una domanda di merda, ma vai a fare in culo. No, assolutamente. Baffi era molto cazzo. Era molto giusto. Sono belli due i baffi. Sì, ce l'ha, almeno ce l'ha Tonno di te per davvero. Cioè, sono di sudore, palle e morte. E invece tu che ne pensi? Chi? Quello che vuole prendere la parola. Tu Poli. Ecco Poli, no? Te che ora sei un uomo quasi sposato, no? Silenzio. E poi vantare effettivamente. Poi chiediamo a Jody, che è quello comunque che si approccia alle persone più piccole di tutti i tempi, no? Però Poli, dato che sei un uomo quasi sposato, e qual è il segreto, cioè non di matrimonio, però di un rapporto così duraturo? Ma mi prendi per il culo? Ma sei insieme ad Agnese, ha più tempo di me, mi chiedi mai il segreto. Ma io però. Ma lui è l'intervistatore, non è il marito di Agnese in questo momento, ma un pochino di lucidità. Ma poi la mia storia si conosce, la sappiamo.
la tua invece è un po' più criptica. Dopotutto, sei un professionista che tiene alla privacy con tutti i format che fai. gli tiro una slap così impara a non comportarsi più così, non ho, è sempre peggio. Mattia, per Dio, rispondi alla domanda. Puoi rispondere, imbecille, grazie. Vabbè, è una storia normalissima, ci siamo conosciuti, sono 10 anni che... In ferramenta, andavi a comprare una lima per la testa, eccetera. Ma vi siete conosciuti? Quanti anni hai, Poli? Dice Luce. 29 una. Quest'anno, Mario. Pensavo di più. Ah, ora ce la chiami Mario. Ma no, vecchio. Scusami, che cazzo. Comunque sembra che stai parlando tipo dal void, quindi naturalmente devo alzare il volume al 200. Anch'io gli ho alzato il volume al 200. Matti, ma sto volume... Vabbè, l'hanno detto tutti, te colli. Jody, te che sei una persona molto affezionata al sentimento, sei una persona, possiamo dire, ecco, emotional. Emotional lover. Ho l'età di Poli. No, vabbè, 15 anni vabbè, sono io. Ma infatti lui... lo sfrutta. Stai un attimo, Wallace. 23. Stai un attimo, Wallace. Allora, fammi parlare con Jody. Lui. Wallace. Ascoltami. È diventato Wallace. Non posso comprendere con chi sei Wallace. Luce Luna. Ma perché Wallace? Adesso lo spieghi. Allora, ti faccio vedere perché. Va bene. Fammi un bel sorrisone pieno, Luce. Fai così. Proprio un sorrisone così. Ecco. Dai, ma perché mi dovete sfottere sempre? No. Ma non è quello. Non c'era in terra quello che dici. No, ma è uno scherzo, Eh? Chi era questo? È Victor Laszlo. No, dicevo, Giodone, come hai fatto a sedare i tuoi istinti? No, fai questa domanda. E basta, però. Okay. Sentimentali. Come fai sentimentali a trovare una stabilità amorosa? Perché semplicemente faccio sì che i miei istinti siano controllati, anche perché sono più un meme che altro. Che spettacolo, ragazzi. Bravo Jody, che spettacolino di Osti. Bravo. Sì. Ti senti un po' più sicuro con quello che ti hanno detto? Sì, io vi ringrazio, veramente. Mi è servita questa chiacchiera. Domani era voluta questa chiacchiera. Luce, te che sei della stessa... Luce! Te che hai conosciuto Tonno e sei bene o male alla stessa età, come ti sembra? A parte l'orecchio, che è evidentemente problematico, però... Ma lasciami, sta all'orecchio! Guarda in camera, Tonno, che sempre di profilo, sembri un... Col profilo si vede di più. Oh, guarda che baffo! Leva il baffo, però. Gianni Morandi, uguale! Sembra Gabby 16 bit, Tonno. No, sembra... Antelitteram. No, buttali dentro tutti. Antelitteram. Un altro? Coglione. Voi avete mai avuto delle malattie venere, ragazzi? Ma che domanda è? Di argomento Jody, no, di sicuro è che ci avrebbe fatto un video, sicuramente. Quindi certo, io... sono proprio il tipo, cazzo, Dario. Si vede che mi conosci, bravo. Paladia Linus, va. Parlate più forte, che tu non sta prendendo tutte le onde sonore. Sì, hai ragione, però me l'ero scordato. Allora, Jody, adesso ti scandirò, va bene? Qual è l'arma letale con cui hai conquistato la tua attuale fida? Mix it up. Pensata. È facile. La spontaneità. Ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato a Mixed. Non hanno partecipato a niente, Dario. Abbiamo fatto. È stato un piacere. Jody, rimani un attimo. E grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a voi. Ciao. Niente, allora, nemmeno la morale, vuoi dire. Ah, no, ma non c'è morale, Mixed. No, è semplicemente ricordatevi di mettere tutto nel frullatore con Mixed Up. Ciao ragazzi, potete uscire semplicemente la chiamata tranne Jody. Ciao. Un piacere, ciao ragazzi, ciao, buona serata. Ciao. Buona serata a tutti, ciao. Boia. Che goduria, cazzo. Non ti inalberare, ma succhiami il...